chi vale di più, Valverde o Osimhen? Chi ha segnato più gol in Serie A? La distanza tra il primo e l'ultimo sono più di 70 gol. Bruges Milan Atalanta. Subito azzeccato. Oggi abbiamo due ospiti molto esperti di calcio, quindi abbiamo cambiato i giochi. Non ci fate fare brutta figura. Dredd, Ron, benvenuti nel mio canale. Ciao. Vi conoscete, inutile presentarvi, anche perché ormai è qualche annetto. Qualche sì, qualche decennio ormai. Qualche... Siamo sui decenni. Sui decenni ormai. Quindi io, a confronto a voi, sono un giovane youtuber. Sì, 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 un nuovo della piattaforma. A parte i capelli bianchi, me ne avevo 20 anni. Allora, abbiamo dei giochi... diciamo un po' rivoluzionario rispetto a quello che abbiamo fatto con altri amici che ci sono venuti a trovare, perché vogliamo sfruttare la vostra capacità calcistica. Eccoci qua. Eccoli. Tifo? Roma. Tifo? Juve. Un po' rivali. Un po' rivali. Neanche più di tanto. Primo gioco, amici. Eccoci. Vi do due squadre storiche e dovete decidere, così la decidiamo tutti insieme, poi nei commenti la decideranno anche a casa, quale delle due è più storica secondo voi. Allora, Manchester United di Ferguson, diciamo in generale, però... idealmente quello, il secondo, quello della covata, Beckham, eccetera, eccetera. E Italia che vince l'Europa nel 21. Storica nel senso... a livello di... iconica. Iconica come calcio. Non forte. No, iconica. Diciamo, la storia più iconica. Due... allora, però, a livello di iconica, mi sentirei di dire più il Manchester. Guarda, io sarei anche d'accordo, ovviamente se devo... scegliere con il cuore, scelgo l'Italia, però come da romanista dire Manchester è difficilissimo, devo dire, è troppo complicato, però a livello di ricordiamo storia, la sconfitta in Champions non è mai esistita, e, però il Manchester di Ferguson comunque è stato molto importante, sì, cioè sì, per la Premier League ma anche per il calcio europeo. Sì, anche perché secondo me poi l'Italia degli europei non ha continuato una striscia di vittorie per essere ricordata come... Vedi che sono esperti sul serio. Sono d'accordo anch'io e aggiungo Eric Cantona nel primo Manchester di Ferguson, perché Cantona secondo me ha cambiato il calcio inglese. Vero. Cioè prima di Cantona giocavano britannico, palla lunga, è arrivato Cantona e non cominciava a giocare palla bassa. Quindi sono d'accordo con voi. E quindi lo votiamo. Allora, il Real Madrid di Ronaldo, che è Real Madrid Galacticos, diciamo. Tu vuoi votare Real Madrid. E Spagna 2010, che però diciamo è il coronamento di una nazionale straordinaria, però, quella. Però qua sono di parte io. Sì, perché... il mio nickname nasce da Ronaldo. Quindi, cioè guarda che gli hai fatto votare, cioè, appena gli metti Ronaldo, Ronnie. È Ronaldo. Allora, però, quindi tu sei uno di quelli ai quali chiedono, ma è meglio Ronaldo o è meglio Messi? Allora, è una roba veramente paradossale. Ad oggi ti direi probabilmente Messi. Vabbè, però il discorso penso sia lunghissimo. È lunghissimo. È ma poi ho visto che è dibattuto ancora. Ma sì, ma che si smetteranno di giocare. E tra 10 anni si continuerà ecco tra Ronaldisti. Sì. Comunque io voterei Spagna perché 2010. Sono innamorato del gioco che c'aveva. Quindi Spagna. Però anche l'egemonia di Ronaldo degli anni del Madrid, cioè quando tu ti ricordi Ronaldo nel fiore della sua carriera te lo ricordi a Madrid. Certo, assolutamente. Quindi però, l'accoppiata Madrid-Ronaldo secondo me... Sì, sì, no, quello assolutamente, però io rimango sulla Spagna. Io rimango Ronaldo. Lasciamo Fabio. Dura, però alla fine voto Spagna, perché ha segnato veramente, cioè quel tipo di gioco ha segnato un'epoca, proprio è quella Spagna lì era. Sì, sì, sì. Allora, qui abbiamo il Milan di Ancelotti. Questa è difficilissima. E no, l'Inter del triplete. Vabbè, queste vai, però dille due, sono iconiche tutte e due. Allora, però vedi, iconica è una... Squadre storiche, storiche. Hai capito? La forza della squadra. Allora, Inter è iconico per il triplete perché... Che è il triplete. Hanno cioè, quello da lì. No, ma vabbè, non si può fare un po' di dissero, sono Juventino, becco in tutto il giorno. Va bene, ma prendi un po' di dissare un po', tranquillamente. No, però dico, vabbè, l'Inter nella loro storia, una delle cose più importanti hanno quella. Però, secondo me, sta squadra qua... A livello di forza sono entrambe molto forti. Molto forti. Però dobbiamo scegliere, dai. Vai. Vabbè, dacci tu. Vabbè, allora io, guarda, probabilmente per lo stesso discorso, diciamo, della longevità, ti direi il Milan di Ancelotti, in realtà. Io volevo dire il Milan di Ancelotti. Ma solo Milan della longevità, Ancelotti, in realtà. Beh, vabbè, sì, però vale fatto, come squadra storica, ha vale. Ha fatto un bel percorso, cioè, dei buoni anni dove era veramente forte.
Vabbè, qui ragazzi. Vabbè, però. Ah, Juventus di Conte, fortissima. Però Italia 2006. Però qua mettiamo di mezzo anche il cuore degli italiani. Ma qua per forza. Vabbè, prima l'abbiamo tolta l'Italia, quindi nel senso. Però anche da juventino mi verrebbe da dire che l'Italia del 2006. Sì, ma giusto anche è solo iconica. Per, sì, iconica, ma anche solo per il percorso che hanno fatto, le emozioni. Sì, cioè, che te lo ricordi dopo vent'anni comunque. Poi io dico una squadra dove c'è Totti e Del Piero. Infatti, è una modata, nel senso. No, fa contenti tutti. Sì, sì. Italia, siamo tutti gli altri, però sì, diciamo Totti Del Piero. Ah, qui ci abbiamo altre. Manchester City che ha vinto la Champions, quindi diciamo questo percorso di Guardiola nel Manchester City, e la Francia del 2018. 2018. Io sarei molto più City. Dici? Sì, allora, vabbè. Secondo me recentemente il City sta proprio mettendo giù le basi per avere una legacy. Sì, una squadra nettamente sopra tutte le altre. E questo ha coronato un po' il percorso che hanno fatto negli ultimi anni, finalmente hanno portato a casa. È vero che siete esperti, oh. Guardiamo il calcio, dai. Vabbè, guardiamo dai, le partite, non così dai. Tanto. Ma molte ne guardate però. Le guardiamo, si capisce. Quindi chi votiamo? Tu Manchester. Sì, io tu? Manchester. Io in realtà... Francia. Voterei la Francia semplicemente perché... Secondo me, a livello proprio di mood che avevano, è superiore a Manchester City. Cioè, Manchester City lo vedo un po' più asettico, capito? Questo cioè, secondo me ancora non ha fatto, cioè, non, ancora non è una squadra. Asettico è vero, però secondo me, è vero quello che dici, ma storicamente noi di sto City ce ne ricordo. Io sì, sì, però magari andrà, 5 andrà anni, avanti ancora un po', no, secondo sicuramente, me. Però ma magari, che ha preso Haaland. Sì, 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 però fra 5 anni magari... Ma voglio fermarli. Non lo di più, però magari per 5 anni voto Manchester City, adesso più devo dare la Francia. Quindi il voto lo decido io e decido sì. Manchester. Ah beh, qui abbiamo il Napoli dello Scudetto e il Barcellona e Guardiola. Con tutto il bene per i napoletani, li voglio bene, hanno fatto veramente un campionato della Madonna, da Juventino, grandi. Forza Napoli. Ma il Barcellona di Guardiola non si può. Sì, no, è imparagonabile. Forse lo metterei... Sopra tutte le coppie che abbiamo visto fino sì, adesso. Sì, può essere. Storicamente, se pensi alla squadra tra le più forti, tra le più iconiche, Messi, Xavi, Iniesta, no, quella gente lì. Senza che... senso. Ha segnato un'epoca. Sì, cioè, sì, ma sì, veramente... sì. E considerate che abbiamo già detto che Guardiola ha segnato due epoche. È una qualcosa... cosa che ci capisce, dai. Qualcosa ci prende, diciamo. Qui abbiamo un'altra squadra iconica che è il Liverpool di Klopp, adesso un po' meno, ma ha avuto annate secondo me che faceva le fiamme, sì. E il Chelsea di Mourinho. Due squadre completamente diverse, sì. Completamente diverse. Come struttura, come logica di gioco. Io preferisco un po' più il Liverpool. Sì, anch'io. Liverpool di Klopp. Sì, ma anche per il gioco. Il gioco del Liverpool era molto più frizzante, diciamo, che sì, quello del Chelsea. Cioè, però è molto anche lì, più dominante secondo me. Anche, sì, e anche lì arrivava dopo una costruzione di Klopp, cioè era partito malino, poi, sì, poi piano piano è andato. Le no? basi per arrivare poi a vincere tutto. Poi ha inventato delle cose nuove, Terzine veniva dentro, il sostegno dei due laterali molto alto che riprendeva un po' dal Ferguson. Sì, sì, sì. Ultima. Vabbè dai. Sempre lo dico. Germania 2014. Dai, questa avete messa apposta. Con Götze all'ultimo con il 7-2 con è quello che ha fatto il Brasile 7-1. Che è un risultato che non esiste, ricordiamolo. No, l'ha cancellato. Quando fa 7-1 sembra la partita del Manchester United. Sì. No, in un mondiale io c'ero, ho fatto la telecronaca. Io non ho mai sentito a un certo punto sul 3-0 è calato un silenzio bello orizzonte, un silenzio nello anche stadio. Perché era tipo il 28esimo il 3-0, cioè comunque una cosa, e io continuavo a pensare non può finire la semifinale così, è andata pure peggio. E continuava a peggiorare e loro avevano completamente perso la testa, c'era David Luiz che girava per il campo secondo senza meta, piangendo in campo, sì, in certo punto. Neymar Marcelo tribuna, immaginate che entrano negli spogliatoi all'intervallo che stavano sotto quanto già 4-0. E poi c'era Roma del 2001, quella dello scudetto, che secondo me per lui abbastanza storica. Per me, sì, anche perché è l'unico scudetto che ho visto e soprattutto secondo me è una squadra che ha vinto molto meno rispetto a quello che poteva vincere perché erano forti. Ti dico solo che l'attacco era Montella in panchina con Del Vecchio, sì, che giocava, Totti e Batistuta. Sì, ma non stiamo parlando. No, ma tutta la squadra non c'aveva senso, non aveva proprio senso. Una squadra fortissima. Tra le due ti direi Germania perché l'ho vissuta un po' più sulla mia pelle. Io voto la Roma, occhio a quello che dici. No, io allora voto per te. Voto la Roma. Sotto minaccia, però questo è un rischio perché io voterò fino alla fine quella squadra. Certo. Quindi andiamo avanti con i quarti di finale praticamente.
Barcellona e Guardiola, Spagna 2010. Sembrava facile. Sembrava facile. Queste due è tosta, Barcellona. No, io rimango Spagna. Barcellona di Guardiola. Barcellona e Guardiola. Anch'io perché era la Spagna, ma Barcellona. Ma è Barcellona. Sì, la Spagna la guardai perché guardai Barcellona, esatto. Così. Qui siamo City Champions e United Ferguson. Questa è dura. Questa è dura. Poi qui è un derby. Derby di Manchester. Guarda, io di quel Manchester lì comunque c'ho anche la maglietta. Cioè, nel senso, mi di questo United? Sì, di quello United lì. Quello che ho scritto Sharp, non mi ricordo di che anno era. Sì, sì. Ma ce l'avevo. Quella di Beckham. Sì, ma esatto. era un po' pre-Ronaldo, quello che si intende qua. Iniziava, cioè, secondo me, era l'inizio. Poi Ronaldo con Ferguson. Nell'ultima parte. Esatto. Ferguson l'ha preso dallo Sporting e l'ha fatto esordire. Perché era nella tradizione dei ragazzini, dei Ferguson Boy, dopo, insomma, che comunque era con... Stato di sì. A livello di iconicità, secondo me, il Manchester di Ferguson, ma semplicemente perché è lo stesso discorso del City che ho fatto prima, è troppo presto, secondo me, per dire storico. Ti direi la stessa cosa, nel senso, secondo me il City diventerà più iconico, ma diventerà. Sì, per adesso anni, i ricordi della gente ad oggi si ricordano più lo United, però alla lunga arriverà di... Passa lo United. Italia 2006, Roma 2001. Questa è tutta mamma o papà. Sono le due vittorie, due delle tre vittorie che hai, no, quattro, cioè un'altra Coppa con la Roma e un europeo con la nazionale. Qualche Coppa Italia. E qualche Coppa Italia. Io dico Italia 2006 perché per lo stesso ragionamento di prima, non per altro. Io non posso non votare quella foto di Totti. È impossibile. Voto io Italia 2006. Fate un favore se no quando arriva in finale diretta. Aveva già vinto. Sì, aveva vinto. Milan di Ancelotti, Liverpool di Klopp. Milan di Ancelotti, sì. Sì, sono d'accordo. Milan di Ancelotti, votiamo velocemente questo, perché Milan di Ancelotti. Poi semifinali. Attenzione, semifinali. Vi facciamo ridere. Milan di Ancelotti e United di Ferguson. Aria da finale di Champions. Sì. Questa è complicata, Hai perso uno ai rigori. Sì, è con vero. Ancelotti. Vero. Sì. Vero. Con gli occhi di Sceva. Con gli occhi rigore. Di Sceva. Tu che dici? Ti dico Milan di Ancelotti. Da Juventino, Difficile. Da Juventino sconfitto e due. Io ti do la responsabilità di scegliere, allora. Dico tu il Manchester. Sì, perché mi ero proprio innamorato della squadra. Io dico Milan. Ci sta. E poi Barcellona e Guardiola, Italia 2006. Io... Ma che l'Italia 2006 è difficilissimo da non dire, perché cioè... Ho capito, perché però come fai a non dire Barcellona di Guardiola? Barcellona di Guardiola, dai. Sì, a livello... Allora, se devo ragionare iconicità. Fuori dalla mia testa, iconicità, sì, perché è durato molto. Diciamo che la tua finale del cuore l'abbiamo vista prima, sì, 2006 Roma. Ma esatto. Andiamo avanti in Barcellona. Barcellona? Io sono d'accordo. La finalona? E adesso c'è la finalona. Ah. Barcellona-Milan di Ancelotti. Non me ne vogliono gli amici milanisti. Barcellona. Cioè abbiamo deciso che il Barcellona è una squadra iconica per eccellenza. Sì, secondo me. Ma proprio quel periodo lì è il Barcellona iconico, cioè te lo ricordi? Nel nuovo millennio. Paradossalmente prima, senza sapere bene il gioco, ho detto che sarebbe stata quella che batteva tutte le altre. Certo. Ma è normale, è normale. È così, e quindi per noi, nella finale storica, vince Barcellona. Non ce ne vogliate amici milanisti. Così, avreste votato pure voi, forse. Pure Ancelotti, forse. Sì, ma Ancelotti mi sa. Allora, adesso si finisce di essere amici. Ma io non è che lo prendo. Tutta la finta. Va bene, appunto. Finta. Quindi finisce la finta. Esatto. Perché da adesso si gioca per il punteggio. Questi sono quiz veri e propri. Questo è un gioco complicato. Io vi dico due nomi e voi mi dovete dire chi vale di più in base, diciamo, al valore transfer, ma tanto per intenderci. Quindi al valore, diciamo, ideale, algoritmico dei giocatori. Allora, parte Ron. Azmoun e Lazzari. Questa è durissima. Tu ti aspettavi Alan e sono difficilissimo. Sono difficilissimo. Ve lo dico, sono difficilissimo. Vabbè, Lazzari... Ma guardai, non te so aiutare. Non lo so. Azmoun è magari un po' più giovane, un po' più di prospettiva. Io fossi in te non penserei, perché tanto non lo sai. No, non lo so. Lazzari... 5. 4. Tanto sbagliamo tutte, dai. Azmoun, indovinato, 1-0. È giusto. Sì. Dredd. Eccoli. Celik. Oh, non sapevo manco che ci avesse un valore. Allora, non ce
e Razvan Marin. Secondo, insomma, Marin. Vabbè, centrocampista. Ma guarda, io do fiducia a Celik. Celik, 1-1. Grande. Dobbiamo dire quella che non pensiamo. Dai, eh. Maignan o Pasalic? Allora, se Pasalic ha un valore di mercato più alto di Maignan di oggi... È un problema, dici. Con Pasalic che sta venendo messo quasi in secondo piano all'Atalanta. Maignan, dai. Maignan, 2-1. Llorente, Diego Llorente, certo. E Marco Silvestri. Llorente, Silvestri. Io te dico Silvestri. Llorente, 2-1. Llorente 12, Silvestri 5. Allora, Miranchuk, Fagioli. Bella questa. Perché l'altra, perché lui non ce l'ha la Juve, però nel senso. Fagioli, secondo me, di prospettiva è giovane, però anche Miran. Dai, Fagioli. Fagioli, 3 su 3, attenzione, eh. Ma lui sta, fa finta, le sa tutte in realtà. Lucas Beltran o Milik? Dai, Milik. Milik e Beltran. È Beltran. 12 guarda, migliori. Il segreto, no, quelli più giovani. È vero. Che hanno più valore. Sto giù al contrario. Tu giochi sui più famosi, sì, più conosciuti. Rodrigo Bentancur, che dovresti sapere quanto vale, te l'hanno pagato. Rhys James. Però Rhys James. Secondo me Bentancur... cazzo, però sono entrambi... Più di Giacomo Riso. Più di Raiz. Giacomo Riso. Originale. Secondo me sarà James, ma ti dico Bentancur. E James. Infatti, immaginavo. Perché hai detto Bentancur? Perché fiducia... Sempre 3, puoi rimontare. Sì, per adesso è 3-1. Zirkze o Rovella? Zirkze è un grande giocatore. Zirkze è veramente un grande giocatore. Però non penso costi più di Rovella. Quindi Rovella? Sì. Rovella, accorciato le distanze. 3-2, cavolo, il campetto. Zirkze 9 milioni, ragazzi, è stato un'offerta. Hanno fatto un colpo pazzesco. Un ballerino di 2 metri. Un ballerino di 2 metri. Shomurodov, te, eh? No, tocca a me. Vabbè, facciamo le due di là. Ah, ABBA. Bravo, come dico come nuovo arrivo. Shomurodov Junior Messias. Guarda, te dico Messias perché non penso che qualcuno possa costare meno di Shomurodov. E invece Messias costa meno di Shomurodov. 4 milioni mondo, e mezzo. Mondo, peccato. Posso fare il 4-2. Vai. Puoi fare il 4-2. Abbiamo due Alexander. Alexander Isak del Newcastle e Alexander Arnold. Cavoli, bellissimo. Questa è bella. Perché Arnold è già confermato e sai già che è un terzino che ti costa tanto, però Isak è in crescendo, dicono. Io l'ho visto. Tanti entusiasmi. Sì, anche secondo me. Però dicono che sia più di prospettiva. Cioè, sì, quello senz'altro. Voglio rischiare Isak. Isak, preso. La fortuna è principiante. 4-2, è un viaggio veloce. La fortuna è principiante. Qui abbiamo... Allora, adesso ritorniamo da lui. Cristian Romero o Gigio Donnarumma? Penso Donnarumma costi più di Romero. No. E invece? Cristian Romero costi più di Donnarumma. Vabbè, non posso comprarmi il giocatore, non posso far proprio il procuratore in questo momento. Non è lavoro mio. Szoboszlai, che ancora devo capire che ruolo c'ha, però va bene. Davanti. Gioca, sì. Lui gioca, lui sta in campo. Mi piacerebbe vederlo mezzala, penso. No, eh? O Madison, James Madison. Questo è difficile. Inizio. Questa è un po' a fortuna, dai, perché più o meno. Perché l'arte ci ha pensato davvero. Sì, cioè, sì, dai. Allora, Szoboszlai ha appena fatto il suo giretto, Madison. Oh, io tutto è incredibile. Ma tu c'è un futuro come DS. Allora andiamo ancora da te. Andiamo ancora da te. Dategli un lavoro. Luke Shaw o Cop Miners? Vedi, però uno mercato inglese, l'altro in mercato inglese che mercato inglese un pochino, alza un po'. Però Luke Shaw, dai, si è fatto i suoi anni. Cop Miners di prospettiva. Luke Shaw, anche mi sorprende anche a me. Dai, Cop Miners è troppo più... Poi segna, è più vincente. Ma Luke Shaw, tra l'altro, fino a 2 anni fa, per molto tempo ha fatto la riserva, diciamo che era sovrappeso. Comunque, Cop Miners. Compriamoci Cop Miners. Però Luke Shaw. Di qua, Noel Molina o Çalhanoğlu?
Sembrano tutte così scontate le ma non è vero, poi... non sono minimamente scontate. Molino o Çalhanoğlu? Ti dico Çalhanoğlu. Çalhanoğlu, preso, attenzione alla rimonta, dai. Te, Fabian Ruiz o Nkunku? No, dai. Cioè, se Fabian Ruiz mi costa più di Nkunku... Dici c'è un problema. C'è un problema, Nkunku. Nkunku, vale più Nkunku, ma vale più del doppio. Sì, no, nettamente Nkunku. Questa è dura, Valverde o Osimhen? Porco cane. Vabbè. No, dai, però... Dai, però che cosa? Cioè, nel senso... È vero. Il Valverde sicuramente costa una strabordata di soldi, ma anche Osimhen dopo l'ultimo campionato l'ha fatto, lo vedo. Ma io... Mannaggia. Io ne ho in mente una. Tanto la dirò. Sono due. Te dico Valverde. Anch'io ho detto Valverde. Osimhen. Costa più di Valverde. Valore di partenza è 120 di Osimhen, quindi secondo me... Valverde 100. Ne vogliono, no. Però diciamo per Osimhen adesso secondo me veramente non ne bastano 150. No, altro danno. McAllister o Bruno Guimarães? Sempre del Newcastle. Che io ho visto giocare contro il Milan, non è che mi abbia fatto una grande... Cioè, ho visto giocare in Inghilterra, contro il Milan non mi ha fatto una grande impressione con l'uomo addosso, però... Il Calister, avendo vinto il mondiale, potrebbe essere che gli sia schizzato un po' il prezzo. Può essere. E però, cazzo, questo qua mi sembra un 50-50 nella mia testa. Lancia la monetina. Dico Bruno. Bruno Guimarães, azzeccato. Bruno Guimarães, io questa non l'avrei mai azzeccato, avrei detto come Calister. Di poco, 5 milioni, 65 a 70. Questo era impossibile, c'è proprio la... Upamecano o Colomuani? Questa è bella. Upamecano. Colomuani. Alvarez Hakimi. Alvarez. Quello del Hakimi. Hakimi, non credo. Hakimi. Hakimi, ho capito, ma Alvarez è giovane. Sono anche 70. Hakimi. Giovane punta del City, di prospettiva. Che gioca poco, forse. Perché gioca sempre. C'è di fianco uno un po' scarso. C'è uno che segna. Cioè, deve prendere posto uno che segna poco. Poi è piccolo, soprattutto, è biondo. Quindi. L'ultimo tuo è Ramsdale o Niklas Sulé? Ramsdale, perché lo conosco. Ramsdale. Apposta, era Ramsdale. L'ultimo a vincere. No? Grande, hai vinto lui. Però dai. Hai tenuto. Primo punto Ron. Secondo gioco. Adesso io qui ho dei cartoncini con una lista di, diciamo, giocatori. Voi li dovete mettere in ordine. Esordienti più giovani di sempre, di sempre. Io adesso vi do 5 nomi e voi mi dovete mettere dal più giovane al meno giovane esordire. Pirlo. Okaka. Ventola. Esharawi. E Pellegri. Allora, vi dico che abbiamo scelto giocatori che hanno esordito tutti prima dei 17 anni. Infatti, cioè, la differenza sarà... Due ore e venti. Il massimo della differenza sono 6 mesi. E il primo è il più giovane, l'ultimo è il meno giovane. Dal più giovane al più vecchio. Ok. Allora, il più giovane... Io te dico... Mi piace questa tua voglia di iniziare per primo. Ma mi hanno obbligato, se no te facevo fare. A fiducia, il magico Okaka Shuka, che è stato il più giovane della Roma. Esatto. Ti dico, Okaka primo, probabilmente, che non so Pellegrini, non che io sappia gli altri. Pirlo secondo. Che potrei dire... Pellegrini, Ventola e El Shaarawy. Ok. Sbaglio tutto, qualsiasi cosa. Me levano i punti. Non posso dire niente, sennò lo facilito. No, infatti. Allora, a primo impatto mi avrebbe da dire anche a me Okaka. Okaka, 5 gol del Dacco contro Siena. Nel senso, sì. Non ricordo. Rispetto a te, non, cioè, è così vecchio il Sarawi? È così vecchio? Ha cominciato così tardi? Guarda, c'ha l'età mia, non so quando abbia iniziato, sinceramente. No, infatti, però io me lo ricordo da tanto tempo il Sarawi. Cioè, come se fosse uno dei... Non significa così tardi, sono comunque tutti i primi dei 17, nel senso magari c'ha 17, no, a parte che si sta parlando di prima dei 17, okay. Quindi cambia veramente poco. Io direi tipo Okaka. Okaka 1. Okaka 1.
E poi scopriamo. E poi gli altri vediamo, dai. Assolutamente lui. Però Pirlo e Ventola. Non li so. Cioè, non andrà. Ma perché dagli altri? Pellegri, Pirlo e Sharawi, Ventola. Sbagliato, però. Pirlo e Sharawi, Ventola. Non ho veramente idea. Se ne beccati allora, tutti, io ti giuro mi alzo. Me ne vado anch'io, ma è impossibile. Allora, al primo, iniziamo dal posto numero 5. Vai. Cioè il più vecchio. Il più vecchio. Con 16 anni, 5 mesi e 13 giorni. Ok. Nicola Ventola, un punto per te. Stai 4 posti da farmi andare via, eh? Al quarto posto, 16 anni, 4 mesi e 9 giorni. Okaka Chukwu. No, ci siamo proprio seccati così. Quindi niente. Al terzo posto, con 16 anni, 1 mese e 24 giorni. Pellegri, dai. Stefano Sciarra. Ma se finisce 1-0, ma non questo round. Tutti. Non finisce 1-0, perché al posto numero 2 c'è Pirlo. Grande, grande Pirlo. 16 anni e 2 giorni. E al posto numero 1, Pellegri. Pellegri, così giovane. E l'ho fatto l'esordio. 15 anni, 9 mesi e 5 giorni. 15 anni. 9 mesi e 5 giorni. Un pareggio. Un pareggio giusto. Sanissimo pareggio. Umile. Giusto. Chi ha segnato, più questo non è temporale, chi ha segnato più gol in Serie A? Serie A. Porco cane. Quagliarella. Cavani. Dzeko. Icardi. E Mertens. Anche qui la distanza. Allora, la distanza tra il primo e l'ultimo. Sono 3 gol, tipo. No, sono più di 70 gol. Più di 70. Differenza. Quindi se sbagliamo. Se switchiamo il quinto. Da inizio tu, eh? Ah, che culo. Quinto posto. Anzi, cominciamo dal primo. Primo posto. Chi ha fatto più gol? Cavoli, pensavo che mi dicesse, che ne so, del Piero, di Natale. Sì, te pare. Totti. Facile, eh? Sì. La classifica dei cannoni di tutti i tempi. Quelli che ti leggi quando cioè, vai i primi 5 di Wikipedia, quelli no? Che sai, sì, i primi 5 certo. Di... questi... Allora... Stai iniziando dal primo? Sì, devo calcolare anche la longevità, quanti anni certo. È stato nuovo certo. Il campionato, capito? Primo mi verrebbe da dire Quagliarella. Uno Quagliarella. Se, tra Mertens e Cavani... mica Mertens ha fatto il record di gol del anche Napoli mori, dopo Amsi. Sì, anche era mori, Mertens però. Che l'ha battuto. Vabbè, o capi. No Fabio? Giusto. Beh, capi quanti so. Però sono più di Cavani. Perché Cavani ha giocato a Napoli, quindi sicuramente Mertens. Però ti sto dando le risposte a te, ma che cazzo sto a dire? Quindi Mertens 2? Allora. Devo capire con Icardi e Dzeko. Mertens 2, sì. Poi direi Dzeko. Quanti anni ha fatto? Alterniamo Cavani e Icardi. Cavani e Icardi, 4 e 5. È molto simile in realtà a quella che volevo fare io. Ti credo, ti ho fatto tutti i ragionamenti. L'ho fatto prima che tu parlassi il ragionamento. Già avevo preso le mie decisioni. Vai. Tanto ti ho sbagliato. Numero uno. Vale, io direi Quagliarella anch'io per primo, ma sì. Perché penso che abbia fatto una quantità senza senso. Cardi io dedico Dzeko. Icardi, che vorrei un po' cambiare, se no... Icardi o due? Ti dico, no, Dzeko, Mertens, Icardi, Cavani. Allora. Bella anche questa. Al quinto posto, chi ne ha fatti di meno? Edin Dzeko, 107. E niente, te lo do anche a sto giro, ci vede. La devo giocare. Al quarto posto, Cavani, con 112. Qui avevate in realtà azzeccato, perché Mertens ne ha fatti 113 ed è al terzo posto. Dai, beccato. Mannaggia. Poi c'è Icardi, poi. E adesso c'è al secondo posto Icardi. Ma non ha fatto così tanti Icardi. Madonna. Perché e al primo posto Quagliarella, 2-2. Non c'è divertimento, stanno pareggiando le tutte. State pareggiando tutti perché hai pareggiato con Cavani al quarto posto. 2-2, bella questa però. Biscottone. Quagliarella. Allora Quagliarella era normale. 181 gol in Serie A. Ma anche per gli anni cifra, che ha giocato. Sì, ha fatto tutti gli anni. Quale calciatore è nato dopo? No, non le so, le date di nascita. Questa è... Sarà anche tipo tre mesi di distanza. Vabbè, ci sono 11 anni di distanza. Allora, Varane. De Ligt.
Bukayo Saka. Saka. Piani e Cionana. Allora, il più giovane è Saka. Io te direi, non so Onana quanti anni possa avere, te direi De Ligt, Onana, Varane, Pjanic. Questa è una bella numerazione. Questa è una bella numerazione, sono convinto. È una bella numerazione. Azzeccati zero. No, io ti stavo quasi per... Allora, il mio unico dubbio... Vabbè, che Pjanic sia il 5, secondo me. È che non so Varane quanti anni ha. Non c'è piove, io un Pjanic 5 lo metterei. Calcoliamole anni di FIFA, nel senso che ti piace Varane in FIFA? È bello forte. È forte, veloce poi. Sì, bello fisico, forte. Però direi anch'io Varane 4. Il problema sono quei tre giovincelli lì. Stacco piano. Ma sai che a ragionarci potrebbe aver senso. L'unica è che non so Onana quanti anni abbia. Non ha un'età. Quella che decidi tu. Che Saka e De Ligt siano molto giovani, sì, però Saka secondo me è ancora più giovane, quindi anche io direi Saka 1, l'unico era De Ligt 2 o 3. Dai, switch, allora dai. Se vogliamo switcharlo per lo spettacolo, lo switchiamo per lo spettacolo. È impossibile che non abbia da me. Mi verrebbe da farla simile alla tua, facciamo un Ana 2, De Ligt 3, dai. Cari amici, tutti sbagliati. Al quinto posto, Pjanic. Ok, è fin lì. È fin lì, già a 62 anni, no? Si scoprì che... È del 90. Ah, ma manco troppo. Un anno più di me. Bene. Al secondo posto. Cioè al quarto? Al quarto posto, sì. Varane. E fin qua. Siamo dei fenomeni. Questo è decisivo al terzo posto. Eh sì. Dai, al terzo posto Nana. Sono un fenomeno. Però non te l'ho detto che l'avrei fatto uguale a te. Che devi fare? Al secondo posto De Ligt, e al primo posto Saka, 5 su 5. Che fenomeno! Gli ha lasciato lo spettacolo. È fatto bene. E Dredd passa in vantaggio 3-2. Qui siamo un po' nel vostro... Allora, teniamoci l'ultimo, che è un po' il vostro campo per ultimo. Uh-huh. Cominciamo con numero di gol in nazionale italiana. Capocannoniere e ancora Gigi Riva. Certo. Penso un po'. De Rossi. Vieri. Inzaghi. Gilardino e Del Piero. Oh, mamma mia. Questa, a me quelle facili, no? Secondo me no? È difficilissima questa. Terrificante. La differenza massima è di 8 gol. Anche perché veramente... sì, perché... Tra uno e l'altro... No, tra il primo e l'ultimo sono 8 gol. Ancora? Stanno tutti là. È impossibile, allora. È difficilissima questa. Non l'avrei azzeccata. L'avrei azzeccato 2 forse. Tocca a te. Certo, tocca a me. Ho iniziato io prima. È quella facile con sì, Pjanic e Saka, chi è il più vecchio? Tutto iniziamo dal primo. Quello che ne ha fatti di quello più. Del più. Di più. Ok, dal primo. Di più di questi, degli ultimi 4. Voglio togliere De Rossi perché... Vabbè. Innanzitutto non dici mai più voglio togliere De Rossi. Io non sono da Roma. Non lo dici mai. E io posso dirlo. Questa è la prima cosa. Alex numero 1. Poi... Alex Del Piero. Anche se secondo me sarà Bobo Inzaghi il numero 1. Però diamo... Inzaghi, Bobo, Gilardino, De Rossi. Inzaghi, Bobo, Gilardino, De Rossi. Sì, ma è... Allora, tu hai dato pochissima fiducia a De Rossi, ma De Rossi gol l'ha fatto. Ne ha fatti in sacco. Ne ha fatti. E... Però dietro chi lo vai a mettere con gli altri 4 che De Rossi è alto in classifica di gol. Lo so. Allora, io vorrei iniziare da... dall'ultimo, cioè dal numero 5, ti dico, secondo me Gilardino non ne ha fatti così tanti, te lo metto 5. Te metto Inzaghi, secondo me De Rossi è 2, anzi mettimi De Rossi 3, dai. De Rossi 3, metto Del Piero 2, boom. Cioè al quinto posto, chi ne ha fatti meno, 19, Gilardino. E ha preso, l'ha preso. Io a 4. Al quarto posto, De Rossi. Niente. Con 21. Però ha fatto. Li ho invertiti, guarda. Mi spiace. Attenzione. Terzo posto, Bobo Vieri. Sì. 23. E al primo posto, dai, Alex Del Piero con 27. Ne hai presi 3 su 5, clamoroso. Ne hai presi 3. Porca, 3 su 5. Hai solo invertito Gilardino De Rossi. Un fenomeno. Pareggio, e quindi pareggia Ron. È l'ultima. Era impossibile. No, era l'ultimo. Allora, classifica delle squadre con più followers su YouTube. Su YouTube? O sì. Instagram? YouTube. C'hanno i canali da YouTube? Le squadre sono Man United. YouTube. Liverpool.
Real, Barça e Juventus. Ma qua dipende anche dal social media manager quanto si applica il video, capito? Sì. Dipende quanto lo tengono da conto. Dalla quinta devi iniziare tu. Inizio io. Dalla quinta alla prima. Capito. Perché su Instagram uno ti va a seguire probabilmente per seguire le foto di squadra. Sì. Su YouTube dipende dai contenuti che porta. Allora, io il so, canale. Io so che il Liverpool, come il Dortmund, che non c'è in questa in questo elenco, fanno dei format. C'è YouTube. Molta gente che magari fa dei format. Sono sicuro che il Liverpool faccia dei video. Quindi io metto il Liverpool numero uno. La Juve secondo me è ultima, ma semplicemente perché 5. Non credo abbia... Per bacino d'utenza. A parte bacino d'utenza, ma non mi è mai capitato il canale della Juve che carica qualcosa, capito? Sì, ricarica. Ricarica? Sì. Ecco, non sono confuso. In realtà ti metto Barça 2, Real, Manchester. Allora, io vi dico che tra il primo e l'ultimo c'è una differenza di 11 milioni. Sì, però... Quelle cioè tipo lì... il primo ha 5 volte quasi, 4 volte e mezzo, diciamo, quello dell'ultimo. Bella storia qua. Questo è l'ultimo round? Sì, qui chi vince, vince. Questa, poi c'è l'ultimo gioco. Allora, io la voglio ragionare, allora, non sapendo i format che fanno, fingo veramente di essere su Instagram e di vedere quanta gente può seguire. È diverso quello, Lo so, molto diverso, perché non c'entra assolutamente niente. Però ti direi che prima potrebbe essere o Real o Barça, perché negli anni hanno avuto Messi e Ronaldo, che portavano follower. Ok? Quindi... ti direi Real 1, Barça 2. Qui è il Ron che parla. Sì, qui è il Ron. Sì, è Ron che parla. Poi direi 3 United, 4 Liverpool, 5 Juve, anche se non sono sicuro del 5 Juve. Allora amici, al quinto posto la Juventus, quindi un punto per tutte e due. Però li fa i formatini la Juve. Sì, ma è al la quarto Juve. Posto Manchester United. Al terzo posto il Liverpool. Anche facendo i format, Al secondo posto il Real Madrid. No. Vinto. E al primo posto Barcellona. Hai invertito. Li ho invertiti. Vincevi tu 3-1 se non invertivi quei due. E quindi questo gioco se la giudica Dredd e quindi anche su giochi siamo 1-1. Finiremo 1-1. In estrema parità. Sì, ma è bello, il prossimo gioco tutti, tanto noi li facciamo finire quasi tutti in parità, così li rimanete amici. Rimanete nemici. Cari amici, chiudiamo con un gioco storico qua da me, indovina il trasferimento, che io vi assicuro che da qui, perché lo faccio, lo so, rispetto a casa è molto più difficile, perché devi fare dei collegamenti mentali, un po' FIFA aiuta secondo me, un po' i videogiochi aiutano. E quindi vediamo. Partiamo con Dredd. Eccoci. Primo giocatore. Bruges, Milan, Atalanta. Sarà De Ketelaere. De Ketelaere, sì. Subito azzeccato. Uno. Alcuni sono facili, alcuni un po' meno. Questo secondo me è difficilissimo. Ti può aiutare che gioca da 2 anni all'Udinese, però... Ma chi sa giocare all'Udinese? Sì, no, questo non so un giocatore dell'Udinese attuale. Non so rispondere. Posso... Noem Pérez. No. Non l'avrei azzeccato manco io questo. Mai. Possibile. Terzo, questo è... ha una lunga carriera. Questo... sono tutti attuali i giocatori, sì, ancora in attività. Sì, però questo alcuni sono difficilissimi, ve lo dico. Tipo questo. Questo era difficilissimo. Lui. Questo non l'avrei mai indovinato io. Diciamo che ti può aiutare secondo me molto la lunga carriera all'Ajax. Però questo è difficile. Brancolo nel buio. Allora io gli aiuti me li tengo su cose che potrei sapere. Perché questo veramente non so. Questo secondo me potresti saperlo. Ma che posso sapere? Con FIFA secondo me questo potrebbe. Ma lui gioca a FIFA, mica io. lo so. Posso dire? So, mi è venuto il flash. Aiuto Ron? Potrebbe, posso dire? Te non lo sai. No, non lo so. Faccio la figura di me. Tagliafico. Tagliafico. Esatto, grande. Questa è una bella chiamata, Tagliafico. Era difficile. Io giocavo De Ketelaere, non so. È FIFA. Terzino, certo che è FIFA. Terzino dell'Ajax argentino. Certo. Dovevi giocare stanotte a FIFA. Dovevi fare una bella live. Ma sono anni di FIFA, non stanotte. Urca. Questo è facile. Vabbè, dai, da Roma. Sarà Renatone. Renatone Sanchez, questo era facile. Azzeccato subito. Questo... quindi la serie sono più preparato. Peñarol, Almeria, Benfica e Liverpool. Quindi, Peñarol, quindi è... classico giocatore
uruguaiano. Uruguagio, giustamente. Liverpool, 11 gol. Ah, va bene. Ah, sì. Non ho idea. Non è facile da do. Non è facile per c'è adesso, non è facile. No, nel senso. No, nel senso, è un giocatore secondo me molto conosciuto. Sì, poi mi dici il nome, lo so, ma non so i giocatori, purtroppo, non so i nomi. Io sui nomi faccio veramente pena. Non mi ricordo il mio. Figurati se mi ricordo quello che ha giocato nel Peñarol. E Peñarol, Almeria, Benfica, Liverpool. Fa tanti gol. Sì, sicuramente me lo dice e dico, ah, è proprio lui, il giocatore più amato nella mia vita. Te lo dico? Sì, dimmelo. Darwin Núñez. Núñez, certo, ovviamente. Attenzione, questo è italiano. Inter. Ricorda di Inter, esordio con l'Inter. Ascoli, Empoli, Sion, Parma, Inter, Verona, Inter. Verona, Inter, ti deve aiutare. Incredibile, so quello degli altri, non saprò mai. Ma sì, le sai due, sei fortissimo su questi giochi. No, no, no. Ma non ne ho assolutamente idea, come al solito. Inter, oggi potrebbe essere già 8. Di Marco. Di Marco. Sì. Di Marco. Allora, volevo dire prima di questa cosa perché è l'unico italiano che mi è venuto in mente l'Inter, a parte Barella che non poteva essere. Quando ha detto che per come gioca... anche io ho pensato di Inter. Non pensavo che si giocava con Sion. Attenzione, questo sembra facile, sembra difficile, in realtà non è tanto difficile. Baschirotto. No. Juve, Stabia, Cremonese, Spal, Lecce. Lecce, tanti gol. Lecce, tanti gol, diceva Lecce. Non è un nome che viene subito in mente, però è un giocatore importante nel Lecce. No, non lo so. Rimango Baschirotto. No, non lo so. Tu lo sapevi? Oh, che fa tanti gol nel Lecce. Strepez. Strepez. Vedi, lui fa tutto, Strepez. Non so niente, lo sai tutte. No. Le tue? Ma anche le tue, non è che ti diede giù. Però questo, ti dico, non siamo stati buoni, sono molto difficili. No, io poi ti ho detto sui nomi, sono persona... Sarei stato in grande difficoltà. Questo, orca. Bordeaux, quindi. Bordeaux-Francia, bel. Francia. Monaco. E poi Real... Real Madrid, non è un nome che ti viene immediatamente, secondo me, se pensi alla difesa del Real Madrid. Un difensore francese del Real Madrid. Eh sì. Francese titolare dell'anno scorso che l'ha giocate tutte. Grosso. Fabio. Fabio Grosso, non lo so. Tchouaméni. Ah, ma io lo gioco. Ah, sì, lo uso come centrocampista. Aggiunto, no? Perché lo mette anche lì. Allora, questo non è facile, però non è neanche difficilissimo. Per me sono tutti difficilissimi. È andato al Bayern quest'anno, è stata una vita al Borussia Dortmund, come vedi, una vita. Kena che è Francia. Ha costruito, immagino. Sì, ha costruito tutta la sua storia. È Francia, ma lui, attenzione, non è francese. Ma un terzino tipo esterno? È un esterno, più esterno, diciamo più esterno che terzino. Non offensivo, esterno di centrocampo proprio. Io? No, non lo so, siamo qua fino a domani. No. Non lo so veramente. Io ci avrei un nome, ma giusto per... di che giocava al Borussia, portoghese. Che però non so se gioca veramente, se è andato veramente al Bayern Monaco. Quel Bayern Monaco 0-0. Che sarebbe Guerreiro. Tipo. Anche io volevo dire Guerreiro, ma non l'ho detto. Guerreiro, te lo valgo. Lo volevo dire, lo giuro su mio vado, cane. Te lo vado. E su Guerreiro, Totti. Te lo valgo. Se giuro su Totti, è vero. Paris Saint-Germain, Celtic, che non me lo ricordavo neanche. Poi Lille, per diverso tempo, e adesso Juventus, dal 2023. Ti deve aiutare il fatto che diciamo che il mercato del 2023 della Juve non è stato proprio pipipim. È figlio d'arte. Figlio d'arte. Perché ormai sono arrivati due. Hai visto che li confondo? Lo sai che... È che sono molto... Chi è UEA? UEA, giusto. UEA. No, è divertente questa cosa perché, obiettivamente, Thuram sembra figlio di UEA. No? E UEA sembra figlio di Thuram, un po' come logica, no? Per cosa, sì. Infatti hai notato che qualcuno li confonde. Io devo fare mente locale ogni tanto. Quanti ne abbiamo indovinati? 5? Beh, dai, non è andata male 5 su 10. Un po' d'aiuto. Un po' qui, un po' lì, dai. No, abbiamo preso. Ma che figure di merda che faccio adesso io. Te ne tipo 8, eh? Sì, però... Ah, ti dico che secondo me questi sono quasi tutti prendibili. Sì. Certo, aiutiamolo. Vedi, tanto. Già questa... Già non è questo, nessuna. Allora, Chelsea, Brighton, City, questo è facile, dai. Dai. Chiaro. Dai. Cioè, nel senso, non è un attaccante. Ah, benvenuto nella mia cazzo, vita. Cazzo, sì. Benvenuto. Vai. È difficile. Beh, è difficilissimo. Il gioco è difficile e poi, tra l'altro, fai uno sforzo per cercare di ricordare. Perché quando io vedo il video da casa che gli fai, comunque li azzecco e dico, ah, vabbè, dai. Però stai a casa sul divano. Sì, è inglese? Sì. Tomori? Tomori, giusto. Lione, Monaco, United, mezzo anno da gennaio al Siviglia, cioè fino a gennaio al Siviglia, e poi è tornato a Manchester. Questo io, cioè...
Sapendolo dico, ah sì, ma se no. Esordio giovanissimo e al Monaco da giovanissimo. Un crack da giovane, poi si è un po' perso. Sembrava dovesse essere lui Mbappé. Addirittura. Mi viene da dire Martial. Martial, grandissima questa chiamata di Martial, attenzione. È sempre FIFA, è sempre FIFA. FIFA che gira nella testa. FIFA. No, anche... che si è perso un po', mi è venuto in mente Cioè, non è che dobbiamo fare FIFA o gli altri bellissimi giochi. Certo, intendiamo giochi di calcio. Ai quali io presto. Mi viene da pensare a Skriniar. Skriniar, 3 su 3, ammazza. Ma guardiamo a casa, dai. No, 6 a 5, guarda, i prossimi non sono facili. Questo secondo me è difficilissimo. Porco, è Bologna Arsenal. Io non l'avrei mai azzeccato questo, ragazzi. Lui ovviamente di che nazionalità è? Sarà ovviamente. È quella. È quella lì della Vispa. Della Vispa Fukuoka, giapponese. Ah, e quindi ci arrivo. Aspetta, dai. Il difensore centrale. Lo so, è il nome. E no. Che secondo me non ti viene in mente. A me lo sarebbe. No, il nome c'è, cioè, è tipo... non mi viene, Tomiyasu. Tomiyasu! Vabbè, dai. Non mi viene Tomiyasu! Era l'unico che mi suonava familiare, ma non mi veniva... 4 su 4, se ne fai 10 su 10? 10 su 10 non l'ho mai fatto. 10 su 10 è record mondiale, eh? No, questo pure secondo me è difficile. Malgrado che sia dal 2017 all'Atalanta e ti può aiutare, però Ludogorets, Metz, Argentino Juniors, San Lorenzo. Ok, argentino? No, Roma Sud, San Lorenzo. Allora, calcolando che potrebbe essere argentino, all'Atalanta... Sudamericano, cioè l'Atalanta, sì. Non ti voglio aiutare troppo. Che l'Atalanta ce n'è qualcuno e... Sì. Ne ha tanti, poi l'Atalanta sembravano tutti... Giocavano talmente tutti che si scambiavano nei 5, mm-hmm. 3... Voglio dire il quinto di destra, che mi sta sfuggendo il nome, però. Quinto di destra, tipo Ateburco, il ruolo lì o...? Tipo, vabbè, no, dai, passo. Palomino. Era difficile. Allora, qui siamo Montecchio, Delta 2000 e Giacomenzi. Delta 2000 che esiste. Però ti può aiutare molto Spallazio. Qui io potrei aiutare. Però... Chiedo l'aiuto. Chiedi aiuto? No. Tiettelo. Lo sapevo che dicevi questa cosa. Non sono così fan delle squadre di Roma come te, no? Non ce n'è nessuna, dire. Effettivamente. Cioè, ci sarebbe la Lazio. Cioè. Ah, scusa. Salutiamo gli amici laziali, ha detto lui. Vabbè, una battuta, se morite. Dai, se morite. Che l'ha detto Dredd. Se morite. Può essere in terzino? Sì. Lazzari, giusto. Mi ho detto ci arrivai. Il prossimo è facile. Il prossimo è facile. Basta, Chelsea-Milan. Chelsea-Milan ce ne sono tantissime. Sì. Vabbè, è arrivato quest'anno, sì. Vuol dire che è giovane, centrocampista. Diciamo che... È Loftus-Cheek. Non lo direi tutti? No, ho sbagliato uno. Palomino. Sono sentita di... Sogniamo l'unplane. Allora, questo Mertens. È facile. È Mertens, questo era facilissimo, dai. Questo secondo me è veramente difficile. Questo non avrei indovinato. È Nottingham Forest, sì, Olympique Marsiglia, ma che è? A me non mi piace manco come giocatore, se vi dovessi dire la verità. Ma poi. Cioè non mi fa impazzire. Nel Nottingham Forest brasiliano. Secondo me possiamo passare oltre. Dai, non indovinerei mai. Questo era Renan Lodi. Difficilissimo, questo era. Questo invece secondo me è fattibile. Questo è fattibile. Allora. Milan, Siviglia, Inter Francoforte, Lipsia e Real Sociedad. Ce l'hai. Silva. André Silva. Grande performance. Un fenomeno. Lui è fortissimo. Ha indovinati 8 su 10. Fenomeno, io ho detto. Uno era impossibile e Palomino lo stai per prendere. No, straordinario. Amici, è stato veramente molto divertente. Ha vinto lui 2-1 sui giochi. Sì, ha vinto 2-1. Però io vi do il pareggio perché do a lui il primo che non era in gioco. Così, no, vabbè. Prendi simpatia. No. Hai vinto, quindi lui ha vinto, ma poi ce l'avrai anche tu. Il senza giacca, che è il gioco. Questo è un gioco di discussione calcistica. Bellissimo. C'è una parte di domande e risposte, mm-hmm. E poi si gioca in genere dai tre in su come giocatori, perché c'è uno che fa il conduttore, che tira fuori un argomento e tipo Ronaldo è più forte di Messi, tu devi argomentare una cosa, mm-hmm. Il tuo avversario deve argomentare l'altra e poi gli altri decidono che giocano, decidono chi ha argomentato meglio e si vengono dei bello, molto bello. Grazie. Senza giacca, grazie di essere stati qui.
guardate anche me da lui, esatto, perché sono grazie. Stato ospite sul suo canale, e quindi guardate loro, guardate me, iscrivetevi da loro, iscrivetevi pure da me. Giusto. Me ne portassi a alcuni dei vostri iscritti, già sarei contento io, guarda. Ci proviamo, dai. Vai, bravi, aiutate. Ciao. Aiutate, ciao, i giovani ragazzi. YouTuber come me.